Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono sempre fuori, ragazzi, però oggi volevo parlarvi di un argomento abbastanza importante perché da un qualche giorno, appena iniziato, diciamo, il ribasso dei mercati, di questa fase di chiusura ciclica, un po' di panico si sta sviluppando. Questo panico che poi, ragazzi, da dove arriva? Arriva da un problema di natura emotiva e organizzativa. Diciamo che sono due le difficoltà in questo momento che hanno molti traders, soprattutto anche gli holders che magari sono un po' inesperti, quindi magari non hanno tanta esperienza sulle spalle, quindi si dice non hanno le spalle forti. E a questo punto mi premeva fare questo video di oggi che tratterà questo argomento, e cioè come si ci prepara ad una fase di questo tipo e come si affronta una fase di ribasso sui mercati finanziari. Bene, allora prima di entrare nel vivo di questo argomento di oggi, volevo anche ricordarvi di iscrivervi al canale per non perdere i nuovi aggiornamenti, anche se siamo in clima estivo. Badate bene, vedete quanto è importante anche in questo momento essere già sulla strada giusta, quindi aver magari visto e approfondito alcune informazioni, per esempio quelle che abbiamo trattato nel video di lunedì, ragazzi, che poi sta succedendo in sostanza, poi quello che vi avevo accennato, una delle varie possibilità, cioè quella che i mercati andassero, diciamo, continuassero questa fase di ribasso. Perché scoppia il panico e quali sono gli errori emotivi che spingono traders o holders a sbagliare operatività nelle fasi di ribasso? E come poterli risolverle. Allora, analizziamo prima quali sono le problematiche e poi le possibili soluzioni. Primo problema è di natura emotiva, ragazzi, e il secondo è di natura tecnica, però le mettiamo in ordine, quindi in ordine viene prima, secondo me, il problema tecnico. In preparazione intendo da un punto di vista di analisi tecnica e tecnica di trading. Qual è il problema di fondo, ragazzi? Se fate investimenti finanziari in mercati estremamente complessi come questi delle criptovalute, allora la preparazione tecnica diventa fondamentale. Allora, se avviene una fase di ribasso che non è stata presa in considerazione perché da un punto di vista, ad esempio, di analisi tecnica, non avete vagliato l'ipotesi che può sussistere nella rottura, per esempio, di un supporto, il mercato accelera, va verso un ulteriore supporto e gira al ribasso. Voi avete delle posizioni, immaginiamo questo, diciamo, voi avete delle posizioni long aperte, quindi rialzo, e dite, ok, faccio trading di medio periodo, un lungo periodo, l'obiettivo, insomma, è quello. A me spesso arrivano tantissime domande via mail, mi fate tantissime domande dove gli obiettivi sono palesemente poco chiari, anche degli investimenti, cioè si parte in quarta ma non si hanno gli obiettivi chiari, e questo è il problema di fondo. E quindi poi non sapete magari dove andare a posizionare lo stop loss, se è giusto metterlo lì, se è giusto metterlo a un posto più basso, eccetera. Insomma, c'è poca chiarezza, c'è molta confusione. Quindi, se avete questa problematica, se non avete chiaro il trading plan della vostra operazione, gli obiettivi, il time frame, lo stop loss, dove può arrivare, cosa faccio se le cose vanno bene, cosa faccio se le cose vanno male. Se non avete chiaro il trading plan, a quel punto voi in una fase di ribasso iniziate ad avere dei seri problemi e un po' di panico naturale. Da questo problema scaturisce anche il secondo, quello emotivo. Gestire a livello emotivo una fase di ribasso, cioè uno stop loss. Se le cose vanno male, a quel punto cosa fate? Dovete mettere lo stop loss, siete entrati troppo tardi, siete entrati a prezzi troppo alti. Vi ricordate in tempo immemore quando vi dissi che la breakout dei 9002, ai tempi era un breakout rialzista di Bitcoin, non avrebbe lasciato spazio agli holders per posizionarsi, ed è successo questo. Perché, ragazzi, l'analisi tecnica è importante, serve perché vi guida nel mercato. Avete visto, insomma, come guida anche noi. Io dico sempre quello che faccio prima che le cose avvengano. Insomma, non è che dobbiamo essere degli oracoli, non è quello l'obiettivo, ma è l'obiettivo di prepararsi
agli eventi. Se siete impreparati su queste possibilità, subite molto a livello emotivo, perché magari siete entrati male, quindi avete sbagliato, diciamo, l'ingresso. Non posizionate il trading plan, lo stop loss, non avete un'idea generale di fondo, degli obiettivi da seguire, dove può arrivare il mercato in quel momento, cioè avete fatto un'analisi poco approfondita. A quel punto il mercato vi va contro, se vi va a favore, ok, tutto è bello, tutto luccica, ma quando il mercato vi va contro cosa succede? Succede che andate in panico a livello emotivo. Questa è una cosa che dovete assolutamente prendere in considerazione prima di fare l'operazione, perché poi quando siete nel ballo dovete ballare, quando siete, diciamo, nel momento in cui avviene l'evento, a livello emotivo vi si confonde il cervello, avete confusione, per cui è sempre più complesso gestire quelle fasi, è sempre più difficile, perché cosa succede? La parte emotiva interviene, vi fa vedere i grafici, i segnali di analisi tecnica in maniera errata. Vi rifà vedere in maniera poco razionale, e a quel punto quello che succede è che vi porta naturalmente a farvi cascare nelle trappole del mercato. Quindi, diciamo, definiamola così, diciamo un doppio nodo da sciogliere. Da un punto di vista tecnico, quindi siete impreparati magari tecnicamente, avete necessità di migliorare la parte tecnica, e poi c'è l'errore emotivo di conseguenza che si diciamo aggiunge quando le cose vanno male, virano nel negativo. Come risolvere questi due problemi? Allora, si deve intanto agire sul lato tecnico. Dovete formarvi e prepararvi tecnicamente se volete stare sul mercato, sia se siete holders, sia se siate trader, perché è la stessa cosa, ragazzi. Il trader fa molte più operazioni, ha bisogno di più preparazione, ma l'holders ha bisogno della stessa preparazione, quantomeno di base sul mercato, per capire quello che sta facendo, perché non sempre le cose vanno bene. E non è vero che voi potete essere holders senza avere la minima preparazione sui mercati finanziari, perché prima o poi dovete uscire magari da quell'operazione e se le cose vanno malissimo poi iniziate a tremare. Molti holders si sono giocati tutto nell'ultima fase di ribasso, hanno perso tutti i bitcoin che avevano, quindi questo è importante. Non è vero che potete farlo da soli. Se volete stare sul mercato dovete imparare a formarvi, costruire il vostro bagaglio culturale di formazione tecnica è importante. Poi ovviamente un trader, se vuole farlo a livello professionale, deve ampliare le sue conoscenze, assolutamente giusto così. Costruite un trading plan, studiate cosa è un trading plan. Ho fatto un webinar, ragazzi, che l'ho reso free per tutti gli utenti, per esempio, del canale Telegram. Hanno potuto partecipare a questo webinar dove parlavamo di come costruire un trading plan. Attualmente la registrazione è per tutti nell'Academy, quindi tutti gli utenti premium dell'Academy hanno questa registrazione, ma io faccio spesso questi video anche su YouTube. Quindi imparate a costruire un bel trading plan e di conseguenza questo vi darà una grande mano per il lato emotivo, che si aggiusterà di conseguenza in maniera estremamente più semplice. Però, ragazzi, il lato emotivo ha bisogno di una cosa: ha bisogno di avere delle idee chiare, di avere delle tecniche chiare, ma ha bisogno anche e soprattutto di tanta esperienza. Quindi se voi siete dei traders che avete poca esperienza sulle spalle, subite il lato emotivo. Allora a quel punto come faccio? Quindi se da un lato aumento la mia fase tecnica, dall'altro lato a livello di emozioni ho bisogno di tanti anni sulle spalle per gestirle bene. Come posso risolvere questo problema? Riducete il capitale investito. Riducete il capitale investito se non avete tanti anni di esperienza, perché questo vi porta a ragionare con più lucidità, ad avere il lato emotivo meno invadente, quindi meno importante, e a quel punto riuscite a gestire anche queste fasi di bassiste e le emozioni che di conseguenza ne escono fuori in maniera estremamente più lucida. Questo è fondamentale. Quindi due soluzioni a questi problemi: formatevi, ragazzi, da un punto di vista di analisi tecnica è fondamentale, vedete come stiamo gestendo benissimo queste fasi del mercato da quando è partito, dalla rottura dei 4.004 fino ad ora, tutte le fasi cicliche di cui io parlo sempre nei mercati, vedete tutti i miei video, parlo sempre su YouTube. E quindi formatevi intanto, analisi tecnica è fondamentale, comprendere quello che avviene sul mercato, e poi da un punto di vista emotivo, se avete pochi anni di esperienza, riducete il capitale investito, così avrete meno influenza da un punto di vista emotivo dei mercati e sarete portati a fare meno errori.
Ok? Bene, ci siamo detti tutto, ragazzi, per oggi. Noi ci vediamo venerdì con una serie di novità, un prossimo video. Speriamo intanto che le fasi di oscillazione dei mercati delle cripto si diano una calmata. Diciamo, ragazzi, dal punto di vista ciclico ancora c'è tempo. L'ho detto l'altro ieri, lunedì. Quindi purtroppo contro il mercato non si può fare nulla se non averlo già previsto, come abbiamo fatto, e tenerne conto, insomma, anche nelle nostre fasi di riposizionamento poi futuro. Ok, ci vediamo venerdì con tante altre novità e nel frattempo nervi saldi e fate il trading plan ogni operazione che fate. Ok, ciao a tutti.